L'Armenia avrà un nuovo primo ministro, forse già il 1 maggio. Il Parlamento del Paese ha annunciato una sessione speciale per dibattere l'elezione del nuovo premier, dopo le clamorose dimissioni di Serzh Sargsyan. Sembra favorito a questo punto Nikol Pashinyan, l'oppositore che da settimane guida le proteste contro la nomina di Sargsyan, già presidente del Paese da 10 anni. I manifestanti chiedono adesso di riformare il sistema politico e poi di tenere nuove elezioni democratiche. Bloccheremo tutte le strade della capitale. Voglio che tutti sappiano che non siamo contro la polizia. La polizia è dei nostri, anche loro sono nostra gente, anche loro sono fratelli. Faremo di tutto perché il Partito Repubblicano Armeno lasci il Parlamento. La crisi politica va risolta nel quadro della legge, tenendo conto delle elezioni del 2017 e intanto il messaggio che arriva dalla Russia. Putin ne ha parlato al telefono con il premier ad interim dell'Armenia, secondo quanto fatto sapere un'agenzia di stampa russa.